occasione ci è parso assolutamente importante proporre, come dire, un'azione concreta che avesse, che mettesse al centro, che avesse come obiettivo i giovani, il lavoro, due temi molto vivi nel nostro paese oggi, due questioni, ahimè, dobbiamo dirlo, tutt'altro che risolte, molto aperte, e aperte anche lasciando tracce e conseguenze pesanti sulla nostra società, su tutti noi. Ci è parso il tema più urgente, i temi, se vogliamo, ci sono parsi questi due i temi più urgenti, i temi a cui non potevamo sfuggire, cercando di sviluppare, continuare nel solco che quei cooperatori 70 anni fa avevano iniziato a tracciare. Quindi giovani, lavoro, forse giovani lavoro, provando anche a inserire concetti nuovi, concetti ancora più attuali. Giovani lavoro, io aggiungo altri due punti che ci hanno poi ispirato, magari tra i tanti che si potrebbero ritrovare in questa idea che abbiamo sviluppato. Giovani, lavoro, ma anche innovazione e merito. C'è parso che oggi affrontare, vuol dire, in modo moderno, innovativo e non retorico, appunto, il tema del lavoro e il tema del lavoro dei giovani, questi altri due elementi non potessero essere disgiunti, ma li dovessimo tenere tutti insieme, cioè dovessimo anche sollecitare un approccio, più che sollecitare, dire raccogliere, perché poi in realtà ci siamo subito resi conto che queste cose sono molto presenti tra i giovani, magari e poi il resto della società che non riesce a vederli, bisogna cogliere, far emergere questa forte spinta all'innovazione, che ovviamente direi per natura, per anagrafe, i giovani portano con sé, e anche il tema del merito, cioè di dare un'opportunità, di costruire un'opportunità in modo particolare per chi giovane avesse idee innovative, avesse competenze, avesse passione, avesse voglia di mettersi in gioco anche in una prospettiva un po' diversa, ma io credo moderna, attuale, rispetto appunto al tema del proprio futuro professionale. E è stato molto bello poter pensare che questo insieme di cose potesse stare insieme con la, non soltanto con la storia, ma con l'attualità della forma cooperativa, quindi con la possibilità, insomma il teorema che siamo sicuri verrà dimostrato, e che poi appunto giovani lavoro, ma anche un contributo all'innovazione, una valorizzazione del merito, stessero perfettamente insieme alla forma cooperativa. E quindi a una forma che certo richiama la necessità di costruire aziende che siano aziende che abbiano, come dire, una visione del proprio ruolo in un certo mercato, che abbiano, come dire, anche un'idea di successo imprenditoriale, che siano capaci di svilupparlo, ma tutto questo unito profondamente ai valori fondamentali della cooperazione, i valori di mutualità, i valori di responsabilità sociale, che con grande anticipo e con grande lungimiranza la cooperazione ha sempre portato avanti, cioè l'idea poi di restituire sempre a un territorio, a una comunità, quello che si prende, inevitabilmente lo si fa quando si esercita un'attività economica, restituire quello che si prende alla comunità nella quale si opera, restituirla attraverso partecipazione, attraverso lavoro, attraverso miglioramento dei mercati in cui si opera, attraverso innovazione, cambiamento. Un'idea, la dico, della democrazia dell'economia, alla quale siamo assolutamente legati e che crediamo
renda ancora assolutamente attuale l'idea della forma cooperativa anche nell'economia di oggi, nell'economia e nella visione della società di oggi. Noi crediamo che ci sia non solo spazio, ma ci sia bisogno che la forma cooperativa rimanga nel nostro quadro economico, abbia un suo spazio, cresca nelle sue dimensioni, riesca a affermarsi, perché porta con sé, deve portare con sé, questa è la nostra testimonianza di tutti i giorni, deve portare con sé un'idea di efficienza, efficacia, successo economico, visione del futuro, anche con grandi valori appunto di democrazia, di partecipazione, di uguaglianza, di cambiamento, di moralizzazione dei mercati, di evoluzione dei mercati, che la cooperazione ha sempre avuto con sé, che quando ha saputo realizzarli ha costituito per sé un grande vantaggio anche competitivo. Questo secondo me è l'elemento veramente importante, cioè il fatto che essere coerentemente modernatori e modernamente cooperatori e fare cooperazione porta con sé anche la possibilità, quando siamo coerenti, quando riusciamo davvero a scaricare a terra questo strano e davvero originale complesso di cose, porta con sé un vantaggio competitivo che aziende di forme diverse poi non riescono a eguagliare, nella misura in cui questa diversità viene poi riconosciuta e apprezzata dal mercato, dal consumatore, dagli utenti, dagli interlocutori che l'attività economica pone. Quindi da qui l'idea di Coop Startup, che ci è parsa proprio essere uno specchio fedele di tutte queste riflessioni e insieme, un po' disordinatamente, tumultuosamente, abbiamo cercato di fare per essere all'altezza di questi grandi 70 anni di vita. Penso di poter dire che l'iniziativa è stata veramente un successo, per quanti siamo riusciti a coinvolgere, per tutte le collaborazioni che abbiamo stretto, la mobilitazione che abbiamo prodotto. Io non voglio fare ringraziamenti puntuali, perché ma sicuramente mi dimenticherei di qualcuno, di qualche cosa, ma veramente è un'iniziativa che ci ha visto coinvolgere tantissime persone e tantissime istituzioni. Ringraziamento ovviamente e un grande apprezzamento, fatemi dire un grande abbraccio intanto ai colleghi di Hopfond, che con noi hanno promosso questa idea e l'hanno realizzata, ma insomma poi le università, le leghe, tutte le persone, le leghe regionali, tutte le persone che hanno poi svolto un ruolo nelle varie fasi, nelle varie tappe di questa iniziativa, le nostre donne, i nostri uomini dell'attività sociale, che hanno veramente lavorato a fondo perché questa iniziativa venisse presentata nel modo migliore. Abbiamo incontrato tanti ragazzi, tanti giovani, e vorrei dire che questo è un patrimonio che non, come Lega Coop non dobbiamo disperdere. Sicuramente ora qui c'è un gruppo selezionato, sono poi le ragazze e i ragazzi che sono arrivati in fondo con successo a questa iniziativa, ma veramente guardate il lavoro, la passione, la qualità delle idee che sono venute fuori, sono veramente tutte di altissimo livello, di altissimo valore. Non dobbiamo dimenticare come Lega Coop che centinaia di giovani comunque si sono rivolti a noi cercando nella cooperazione in Lega Coop una risposta alla loro esigenza di non solo di lavoro, ma credo anche di affermazione personale, non solo professionale. Quindi è un rapporto, credo, che sarebbe colpevole lasciar cadere, un rapporto che dobbiamo saper continuare e coltivare nel tempo, perché poi si dice sempre giovani, 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 poi magari quando si trovano e poi non siamo in condizioni di sviluppare questo rapporto. Ecco, credo che la concretezza debba essere il segno fondamentale anche del futuro. Dicevo prima, il bello comincia ora, perché ora è finito un percorso preparatorio, poi tutto sommato, da oggi nasceranno nuove imprese, da oggi le esigenze e le priorità vostre sicuramente cambieranno,
Però insomma nasce una cosa assolutamente eccezionale, cioè, nascono nuove imprese, nuove cooperative che davvero di tutto cuore speriamo fra molti anni di ritrovare ancora ben vive, vitali, cresciute e robustite. Il bello comincia ora e a questo bello anche Unicoop e Tirreno ovviamente parteciperà sicuramente con quelli che appunto queste, a cui sono chiamate a dare vita a queste imprese, perché come sapete è previsto, ma non è solo un adempimento organizzativo e burocratico, ma è un piacere per noi, ma è prevista ancora una fase di collaborazione, di un cammino comune che a noi fa soltanto piacere, dal quale sicuramente riceveremo di più di quello che daremo e vogliamo dare anche più, diciamo, del semplice supporto organizzativo e professionale, ma anche quindi, un rapporto umano, un affiancamento, un percorso comune che davvero come prospettiva ci entusiasma molto.